L'anteprima del nostro telegiornale, vediamo come sempre alcune delle notizie di cui ci occuperemo in questa edizione. Prima pagina ed ampia pagina dedicata al maltempo di oggi nel Golfo di Napoli. Il vento forte ha fatto cadere gli alberi ed il mare agitato ha reso difficili i collegamenti marittimi tra le isole e la terraferma. E domani scuole chiuse sull'isola d'Ischia. La cronaca: arresti convalidati ed obbligo di firma per il 23enne foriano arrestato sabato sera dai carabinieri di Ischia per spaccio di stupefacenti. E sono ancora critiche le condizioni invece del giovane Alessandro D'Abbundo, il 27enne di Pansa, che sabato sera è caduto da un terrazzo 4 metri d'altezza all'hotel Punta Molino di Ischia. La pagina sportiva con il calcio: il Real Forio è stato battuto in trasferta 3-1 dal Gladiator e questa sera il consueto appuntamento con a bordo campo il commento, ospiti in studio tra gli altri Gianni Di Meglio e Luca Fondicelli. Di questo e di altro ancora ci occuperemo come sempre tra pochissimo dopo la pubblicità. Se a tuo figlio piace il calcio, scegli l'ambiente giusto per crescere e giocare a calcio. Scegli La Futura Ischia, settore giovanile guidato da istruttori qualificati FIGC. Solo La Futura ti garantisce abbigliamento completo per l'attività sportiva, sconti presso i negozi sportivi convenzionati, servizio fisioterapia convenzionato, incontri periodici con medico posturale e nutrizionista, allenamenti anche al coperto, corsi di calcio per età dai 5 ai 12 anni. Sono aperte le iscrizioni. Per informazioni, recarsi allo stadio Rispoli o telefonare al 320 26 22 060. Se a tuo figlio piace il calcio, scegli La Futura. La differenza? Una questione di stile. La Rastata, non solo gelati, congelati e surgelati, da oggi anche salumi, formaggi, prodotti secchi e tanto altro ancora. Scegli le nostre offerte, la soluzione vincente contro la crisi. Chiamaci allo 081 90 27 56 o inviaci una mail a info@larastata.it per conoscere le nostre proposte. Abbiamo il pacchetto adatto alle tue esigenze. La Rastata, specialisti del buono. Albergo Carlo Magno sull'isola d'Ischia, un posto da sogno, un panorama mozzafiato, il luogo ideale per una vacanza speciale. Hotel 4 stelle, tutti i comfort, 4 piscine, palestra, camere e residence con arredamento in stile mediterraneo. A pochi passi dai centri storici di Forio e di Lacco Ameno, con agevoli collegamenti per le spiagge più belle e per il parco termale Negombo. Servizio navetta gratuito. Hotel Carlo Magno, per una vacanza dove i sogni diventano realtà. L'Hotel Carlo Magno ti consiglia il ristorante La Beccaccia, cucina tipica ischitana e piatti mediterranei. Pesce sempre freschissimo. Per i tuoi momenti più belli, per una serata speciale, per cerimonie e matrimoni. Hotel Carlo Magno e il ristorante La Beccaccia. Emozioni uniche tra il cielo e il mare. Le terme, la grande ricchezza della nostra isola, da sempre scelte dai turisti di tutto il mondo. Sfruttiamole per la nostra salute. Le terme di Ischia aprono le porte agli ischitani per tutto l'anno. Ogni cittadino ha diritto alle cure termali. Farle è semplice ed economico. È sufficiente la prescrizione del proprio medico curante o di uno specialista ASL. Se scegli di effettuare le cure termali sulla tua isola, fai bene a te, migliorando la tua salute, e fai bene alle aziende locali che creano occupazione sulla nostra isola. Ad ogni cittadino spetta un periodo di cure termali gratuite. Perché non farle? Le Terme di Ischia ti aspettano per offrire benessere e salute all'isola di Ischia. Per una casa più sicura, rivolgiti a noi, rivolgiti a DecoArt. I nostri professionisti sono in grado di realizzare le strutture per consolidare il tuo fabbricato. Le nostre officine sono la grande fucina dove nascono i prodotti per ogni infrastruttura. Ogni intervento sarà calibrato in base alle tue esigenze. I maestri artigiani di DecoArt provvederanno al montaggio in tempi davvero rapidi. Per vivere in tranquillità, rivolgiti a DecoArt, un marchio Ecoferro per una casa sicura ed antisismica. DecoArt, artigiani per il tuo ambiente. Sull'isola d'Ischia a Forio, centro diagnostico Ecorad del dottor Renato Regine. Il centro Ecorad dispone di una risonanza magnetica aperta dagli altissimi standard tecnologici. Analisi cliniche approfondite per encefalo, colonna vertebrale, addome inferiore e strutture osteoarticolari. La risonanza magnetica aperta è ben tollerata dai pazienti claustrofobici. Il centro diagnostico Ecorad effettua esami di radiologia digitale, ecografia, ecocolor Doppler, TAC multistrato, dentascan, MOC, ozonoterapia per ernia del disco. Diagnosi per la prevenzione della neoplasia mammaria con mammografia digitale, ecografia ed elastometria mammaria. Ricorda, la prevenzione è la terapia più efficace. Ecorad è in Rione Genala 16 a Forio. Telefono 081 99 71 82. Ecorad, tecnologia all'avanguardia per la tua salute.
E ora ci serve un volontario per il gran finale. Io! Ok. One, two, three. Isole del Golfo nella morsa del maltempo, vento forte e mare agitato, alberi caduti, tetti divelti, scuole chiuse, allerta continua domani. Spaccio di droga, arresti convalidati per il 23enne foriano. Il giovane è stato arrestato sabato sera dai carabinieri di Ischia per spaccio di droga, sequestrati 28 grammi di hashish. Al processo per direttissima prescritto l'obbligo di firma. Ancora critiche le condizioni del giovane Alessandro D'Abbundo, il 27enne di Panza, è caduto sabato sera da un terrazzo dell'hotel Punta Molino di Ischia, trasportato in elicottero al Cardarelli di Napoli. Calcio, il Real Forio cade in trasferta, biancoverdi battuti 3-1 dal Gladiator. Sabato scorso la vittoria del Barano sulla Flegrea, i due mister sottolineano la bella prestazione del portiere degli Aquilotti di Chiara. E dopo il TG, a bordo campo il commento, ospiti Gianni Di Meglio e Luca Fondicelli. Benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Teleischia. Resta ancora in prognosi riservata presso l'ospedale Cardarelli di Napoli Alessandro D'Abbundo, il 27enne panzese caduto sabato sera da un'altezza di circa 4 metri dal terrazzo dell'hotel Punta Molino di Ischia. Si è appoggiato con la schiena alla balaustra del terrazzo, ma una delle ringhiere in ferro ha ceduto. L'incidente è avvenuto nel corso di una festa di battesimo cui Alessandro stava partecipando. Le sue gravi condizioni ne hanno reso necessario il trasporto al Cardarelli di Napoli. L'elicottero del 118 per le pessime condizioni meteo non è riuscito ad atterrare. La prefettura di Napoli ha quindi fatto giungere un elicottero della aeronautica militare per il trasporto. Al Cardarelli il ferito, che ha riportato lesioni vertebrali ed alla testa, è stato sottoposto ad un lungo intervento chirurgico. È ricoverato con prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Proseguono intanto le indagini dei carabinieri della stazione di Ischia, che hanno sequestrato sul luogo dell'incidente la balaustra ed il muro attiguo per accertare eventuali responsabilità. È stato convalidato l'arresto per il giovane foriano classe 1995 fermato dai carabinieri della compagnia di Ischia per detenzione di hashish ai fini di spaccio. L'operazione scattata nella serata di sabato ha permesso di cogliere il giovane con le mani nel sacco. I carabinieri si sono appostati nei pressi del luogo dove l'arrestato occultava le dosi di stupefacente, fino a quando non lo hanno notato giungere con il proprio motociclo. Dopo aver prelevato una dose da cedere ad alcuni clienti che lo stavano attendendo, i carabinieri gli hanno intimato l'alt e dopo un breve inseguimento lo hanno rintracciato e fermato. Nel nascondiglio erano celati 28 grammi di hashish suddivisi in varie dosi, mentre presso l'abitazione è stato rinvenuto il bilancino di precisione utilizzato presumibilmente per la pesatura della sostanza. L'arrestato è stato sottoposto ai domiciliari e stamani condotto a Napoli per il processo per direttissima. L'arresto è stato convalidato e dal giovane è stato prescritto l'obbligo di firma in attesa del processo che sarà celebrato il prossimo 12 dicembre. Maltempo oggi nel Golfo di Napoli. Il forte vento e il mare agitato hanno interessato le tre isole, scuole chiuse ad Ischia, Forio, Barano, Serrara Fontana e Procida. Difficoltà nei collegamenti marittimi, fermi gli aliscafi, isolate Procida e Capri. Ischia è stata collegata con la terraferma da pochissime corse di traghetto, non senza difficoltà. E ad Ischia Ponte è ritornata l'acqua alta. Vediamo il servizio. Il maltempo preannunciato è arrivato. Le forti raffiche di vento che sfiorano dalla notte scorsa il Golfo di Napoli hanno portato le onde del mare a scontrarsi lungo tutte le coste delle isole. Ad Ischia le onde sono arrivate fino ad un'altezza di 3,5 metri, con il vento molto forte da sud-est ad una velocità di 29 nodi. Particolarmente interessata la zona sud-sud-est dell'isola, dalla spiaggia dei Maronti alla zona di Carta Romana ad Ischia.
Le condizioni del mare hanno riproposto il fenomeno consueto dell'acqua alta di Ischia Ponte, che, incurante delle protezioni a mare, invade il piazzale e gran parte del borgo antico. Come di consueto, le onde sospingono l'acqua dal piazzale delle Alghe al piazzale Aragonese, fino a raggiungere i negozi e a lambire la stessa chiesa cattedrale. Difficoltà consuete per residenti e commercianti, oltre che per gli abitanti e i turisti diretti al castello aragonese. Ed il fenomeno ha catturato proprio l'interesse dei turisti, pronti ad immortalarlo con telefonini e videocamere. Le forti folate di vento hanno mosso gli alberi lungo il perimetro dell'isola, divelta qualche copertura in lamiere. A causa delle avverse condizioni meteo, che tendono al peggioramento per la giornata di oggi, il sindaco di Ischia ha deciso la chiusura delle scuole, di ogni ordine e grado, per la giornata di oggi, lunedì. Stessa cosa è stata fatta per i comuni di Forio, Barano e Serrara Fontana. Diversamente, scuole aperte invece per Casamicciola e Lacquameno. Il maltempo ha messo in difficoltà i collegamenti marittimi tra le isole e la terraferma. Agli scafi fermi nei porti, così come tutti i traghetti della compagnia Caremar. Solo qualche corsa di traghetto è stata effettuata, non senza difficoltà. Procida e Capri sono completamente isolate. Le previsioni per martedì non sono ancora del tutto confortanti. Sebbene non sia prevista pioggia, il vento dovrebbe girare a sud-ovest, con mare agitato, ma con fenomeni in graduale attenuazione. E dunque quella di oggi è stata una giornata difficile per Ischia a causa dei danni causati dal fortissimo vento di scirocco. Super lavoro per i vigili del fuoco in azione da questa mattina per interventi a pali abbattuti e pericolanti, rami caduti e tettoie volate. Vediamo il servizio. Ischia, cronaca di una giornata di bufera. Non si contano i danni causati dal fortissimo vento di scirocco che da ieri sta bersagliando l'isola di Ischia e che dalle prime ore di quest'oggi ha assunto le dimensioni di una vera e propria bufera. I vigili del fuoco sono in giro da questa mattina alle 7 per interventi in varie località dell'isola. Le raffiche di vento, che hanno oltrepassato i 100 km orari, hanno causato numerosi danni, tantissimi pali abbattuti o pericolanti, i grossi rami caduti e le tettoie volate. In queste ore, spiegano i vigili, il nostro telefono squilla costantemente, sono tutte richieste di soccorso. Stiamo facendo il possibile per intervenire dovunque, ma l'entità dei danni è davvero grande. Le zone più sferzate dal vento sono quelle a sud-sud-ovest dell'isola, ma anche le località collinari come Casamicciola Alta hanno registrato numerosi danni. In Viale Paradisiello il vento ha fatto volare una copertura di lamiera di zinco di una casa. I vari pezzi della struttura sono caduti sia sulle macchine che sulle altre abitazioni. Sempre a Casamicciola le piogge hanno fatto sprofondare una porzione di strada nella zona delle Tre Croci. Problemi anche nel comune di Ischia, con acqua alta e allagamenti a Ischia Ponte, Canaloni e Riva Destra. Molti gli alberi danneggiati dal vento, in particolare sulla ex statale 270 Ischia-Casamicciola, prima della curva di Sant'Alessandro, sono dovuti intervenire i vigili urbani perché una pianta spezzata dal vento era a rischio di crollare sulla strada. Ma continuiamo la ricognizione dei danni sull'isola di Ischia. Oggi pomeriggio infatti un grosso pino si è abbattuto sulla scuola elementare di Fiaiano. Il pino si trovava nel giardino dell'hotel internazionale. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine. Il crollo del grosso albero, che si è adagiato sul tetto della scuola, non ha provocato danni a persone. Un altro albero è poi caduto in via Foschini ad Ischia e sul posto sono intervenuti i vigili urbani che hanno interdetto la zona alla circolazione. Ci spostiamo nel comune di Forio, dove un albero si è abbattuto sulla Borbonica. Sul posto vigili del fuoco e vigili urbani per rimuovere il grosso arbusto che intralciava il passaggio. Traffico chiuso per entrambi i sensi di marcia fino al completamento delle operazioni di rimozione dell'albero. Ed ancora sempre a Forio, il maltempo ha colpito anche la parte esterna dell'istituto scolastico Luca Balsofiore nel pieno centro foriano. Dalla parete esterna è venuto giù un lungo foglio di intonaco di colore rosa, finendo a terra davanti ad una finestra al lato del campetto esterno di basket. A Capri una tempesta di acqua e vento ha investito l'isola, che da stamattina è isolata dalla terraferma dopo l'interruzione dei collegamenti marittimi. Fortissime raffiche di vento e una violenta mareggiata hanno investito in particolare il versante di Marina Piccola e dei Faraglioni, che è più esposto allo scirocco. Si registrano diversi interventi anche qui dei vigili del fuoco per cornicioni che si sono staccate dagli edifici e per alberi caduti. La squadra dei vigili del fuoco ha prestato servizio senza interruzione da ieri, vista l'impossibilità del cambio di turno a causa della sospensione proprio dei collegamenti marittimi. Anche i medici ed il personale dell'ospedale Capilupi hanno dovuto prolungare il loro turno di servizio.
E commentando la difficoltà di assicurare gli unici collegamenti marittimi con la terraferma, la compagnia di navigazione Medmar ha diffuso un comunicato. Giornata terribile oggi, dicono, venti fortissimi e pericolosi, mare in burrasca con il meteo in evoluzione continua. Tutto questo non può non provocare pesanti ripercussioni per i collegamenti marittimi, con quasi tutte le corse sospese e centinaia di passeggeri bloccati ai porti. In un mare di difficoltà e di incertezza, consentiteci di ringraziare, dicono dalla Medmar, tutto il nostro personale di bordo e di terra che su una nave o dietro lo sportello di una biglietteria ha fatto il possibile e l'impossibile per assecondare oggi le esigenze di tutti i clienti. E insieme diciamo grazie al comandante della Maria Buono, Pasquale De Angelis, che col suo equipaggio ha assicurato oggi gli unici collegamenti da e per Ischia, affrontando, lo vedete, gagliardamente il mare in burrasca, come ha sempre fatto nella sua lunga carriera. Ma intanto andiamo a bordo, perché l'impresa della corsa in partenza da Pozzuoli per Ischia delle 16.30 è stata caratterizzata dalle difficoltà registrate a bordo, soprattutto per quanto riguarda i mezzi sistemati nel garage. Il movimento dello scafo era tale che un camion che trasportava materiale edile ha ondeggiato fino a colpire il corrimano della scalinata che conduce al piano superiore, fino a piegarla, lo vedete, lasciando poi a terra parte dei mattoni rotti nell'urto. Difficoltà nella raccolta dei rifiuti si registrano sul territorio di Forio. Le avverse condizioni meteomarine hanno impedito al vettore speciale di salpare nella notte tra domenica e lunedì e, considerate le condizioni in peggioramento, è prevista una mancata partenza anche per la prossima notte, quella tra lunedì e martedì. Quindi i responsabili della Supereco informano che la società non potrà effettuare la raccolta dei rifiuti a Forio, non riuscendo a svuotare i compattatori presso gli impianti di destinazione in terraferma. Alla luce di questi disagi e per evitare ulteriori problemi sul territorio, il Comune ha invitato i cittadini di Forio a non depositare i rifiuti fino a martedì sera, giorno in cui, secondo le previsioni meteorologiche, ci sarà una diminuzione del vento e delle onde. La Supereco, inoltre, per evitare alla cittadinanza di tenere in casa il rifiuto differenziato della tipologia multimateriale, cioè plastica e lattine, per una intera settimana, predisporrà una raccolta straordinaria di questa tipologia di rifiuto differenziato giovedì mattina. Quindi mercoledì sera si potrà depositare all'esterno delle abitazioni foriane i rifiuti di plastica e di lattine insieme alla carta e cartone. Danni del maltempo sull'isola: domani tutte le scuole dell'isola d'Ischia di ogni ordine e grado resteranno chiuse per verificare lo stato degli edifici scolastici e delle strade e garantire la sicurezza di studenti e della popolazione. Lo hanno deciso i 6 sindaci dell'isola d'Ischia che si sono riuniti oggi in una lunga consultazione. Adesso in queste ore si sta procedendo poi a redigere le varie ordinanze comune per comune. Il sindaco d'Ischia ha anche deciso la chiusura per domani della sezione distaccata di Ischia del Tribunale di Napoli. Oggi intanto, lo ricordiamo, erano rimaste chiuse solo le scuole dei comuni di Ischia, Barano, Forio e Serrana Fontana, oltre a quelle di Procida. E per quanto riguarda Procida, il sindaco di Nambrosino traccia il bilancio delle attività svolte oggi per contrastare il maltempo. Protezione Civile, Polizia Municipale e SAP hanno concluso le operazioni di gestione dell'emergenza. Grazie al loro impegno, dice il sindaco, sono stati limitati i danni ed arginate le maggiori difficoltà. Meritano il nostro riconoscimento, soprattutto perché non ho mai sentito "questo non ci tocca". L'isola di Procida riprende la normalità con la riapertura di tutte le strade. Domani anche le scuole, dice il sindaco di Procida, saranno aperte, perché il tempo torna stabile ed il mare navigabile. Grazie ai cittadini per la comprensione e la collaborazione. Domani, martedì, faremo un esame delle criticità per migliorare la nostra capacità di gestirle. E cambiamo argomento, parliamo di politica a Forio. Ciro Colella, in risposta ad alcuni articoli pubblicati sulla stampa locale, precisa come la sua azione presso il TAR di Napoli di rivendicazione del seggio in consiglio comunale sia semplice, normale e addirittura banale azione di autotutela della legittimità di rappresentanza politica e di tutela della rappresentatività politica dell'elettorato che lo ha votato. Infatti Ciro Colella spiega, preciso fin da ora, che un'eventuale mia elezione in consiglio comunale sarà di chiaro, leale e deciso supporto all'amministrazione del sindaco Francesco Del Deo. Altresì, dice ancora Ciro Colella, preciso che i miei rapporti personali e politici con la brava consigliere Emanuela Arturo sono di affetto e stima e che, eventualmente fosse negativo l'esito delle mie richieste, oggi come ieri sarei perfettamente rappresentato sia dalla stessa Emanuela Arturo che dai consiglieri attuali dell'amministrazione Del Deo e dallo stesso sindaco.
Sabato scorso, 27 ottobre, è nata la nuova associazione Pro Loco 101 Forio, associazione senza scopo di lucro che ha come oggetto sociale la valorizzazione di realtà e di potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, sportive, ludiche ed enogastronomiche della frazione Centone e dell'intero comune del Torrione. Il presidente Vito Mattera ha dichiarato: siamo un sodalizio formato da giovani e da professionisti che sicuramente potranno dare una mano alla crescita della nostra frazione e del comune. A breve inizieremo a lavorare su alcuni progetti che porteremo all'attenzione degli amministratori per studiarne la fattibilità. E siamo quindi all'ampia pagina sportiva con il calcio, campionato di eccellenza, sconfitta esterna per il Real Forio. I biancoverdi sono stati battuti 3-1 dal Gladiator, passano in vantaggio i padroni di casa al 32esimo con Di Paola, al 70esimo il raddoppio di De Rosa, al 77esimo riapre la partita Pasquale Savio, ma all'85esimo la chiude definitivamente Pietro per il Gladiator. Vediamo la sintesi. Gladiator Real Forio, ottava giornata del campionato di eccellenza. Inizia il match con il possesso del pallone per il Real Forio. Palla per Trofa, tiro cross a giro, palla a lato. Ancora Forio in avanti con Longo che salta il primo uomo, ma si allunga troppo il pallone ed è buona l'uscita dell'estremo difensore del Gladiator. Gladiator che si fa vedere in avanti, palla da Sollo. Calcio di punizione deviato e calcio d'angolo per la squadra di casa, che riparte qui con un tiro con il sinistro. Palla al lato. Calcio di punizione per il Gladiator. Palla verso il centro, ma nessuno arriva sul pallone. Ancora Gladiator in avanti. Sollo, intervento killer. E calcio di rigore per il Gladiator. Calcio di rigore trasformato da Di Paola. 1-0. Spiazzato Sollo, tiro da lontanissimo deviato e palla ancora in calcio d'angolo. Ancora Gladiator in avanti con il cross e Piccirillo mette in angolo. Inizia il secondo tempo con il Forio in avanti che guadagna una buona punizione dal tre quarti. Parte Sandino, calcio a giro, ma palla finisce alta. Ancora Forio in avanti con Trofa che mette un cross. Buona l'uscita dell'estremo difensore. E qui parte De Rosa, salta Varrella ancora. De Rosa, imprendibile, arriva davanti a Sollo, calcia e fa 2-0. Bello il gol di De Rosa. Qui c'è un contatto, un fallo di mano, neanche le proteste. Savio sul dischetto, rigore perfetto del calciatore foriano che riapre il match. Ancora il Gladiator in avanti con Di Pietro che si trova davanti a Sollo e non sbaglia, 3-1. Calcio di punizione per il Forio e qui termina anche il match. Il Gladiator batte il Real Forio 3-1. Ancora eccellenza, sabato scorso la vittoria del Barano sulla Flegrea per 2-0. Da sottolineare la bella prestazione del portiere degli Aquilotti, classe 2000, di Chiara. Ascoltiamo le interviste del dopopartita. Mister Gianni Maio del Barano, mister, vittoria fondamentale contro una diretta concorrente, la Flegrea, grande prova dei ragazzi. Sì, una bella vittoria, abbiamo sofferto un po' il primo tempo, avendo anche un bel portiere giovane dove ha fatto delle belle parate. Sicuramente dobbiamo ripartire da questa vittoria per fare comunque risultati importanti. Non ce ne voglia Martucci, ma dichiara veramente è stato fondamentale quest'oggi. No, oggi Gennaro, ma anche nelle precedenti partite, aveva fatto molto bene, quindi il ragazzo sta prendendo coraggio e sono molto contento per lui.
Rivediamo Angelo Arcamone in campo, quanto può essere importante per una salvezza? No, Angelo è un giocatore importante, finalmente dopo 2 mesi di lavoro è riuscito a fare i primi 20 minuti, piano piano dobbiamo fargli prendere il ritmo partito. Grande partita di tutta la squadra, ma sugli esterni abbiamo visto un Pistola e un Enrichillo davvero in gamba. Sì, hanno fatto una buona gara, ma sono contento perché soprattutto nel secondo tempo poi hanno iniziato a giocare, a farsi vedere anche i centrocampisti. Dobbiamo crescere soprattutto in personalità, su questo dobbiamo migliorare. E anche una buona prova dell'under D'Antonio e anche del suo sostituto Montanino. Sì, sono contento perché ho detto è una squadra molto giovane la nostra e quindi dobbiamo crescere, è un campionato difficile e poi vedremo quello che succederà. Ci troviamo a commentare una partita anomala, però il bello del calcio è anche questo, c'è stata una squadra in campo, la mia oggi, che ha avuto almeno 10 palle gol, però si trova che porta a casa 0 punti, fermo restando che comunque l'avversario è una squadra organizzata, ben messa in campo, però chiaramente il portiere ha fatto la differenza. Ho trovato un portiere, un ragazzo molto giovane che ha fatto una grandissima prova. Ma sì, c'è anche questo, complimenti a lui, però chiaramente noi abbiamo, sto da 15 giorni qui, questa era la seconda partita, penso che abbiamo dimostrato che la squadra c'è, la squadra è viva e questo diciamo è la nota positiva. Chiaramente non raccogliamo niente oggi, però in prosieguo sono positivo pensante. Se siete arrivati da poco, avete intenzione di muovervi con la società per intervenire sul mercato appena possibile? Vabbè, io adesso sto valutando quella che è la squadra e la rosa a mia disposizione. Devo dire la verità, sono molto contento dei ragazzi, in queste 2 partite si sono applicati per quanto riguarda le cose che proviamo durante la settimana. Io vado avanti con questi ragazzi, ho piena fiducia in questi ragazzi, anche se la società mi ha dato carta bianca. Campionato di promozione, ancora una vittoria per il Procida. Gli uomini di Mister Iovine hanno infatti battuto sabato allo Spinetti il San Pietro 3-0. Le reti sono state segnate tutte nel secondo tempo e nel giro di pochi minuti. Doppietta di Pianese al 55esimo e al 57esimo. La terza rete porta la firma di Cibelli al 65esimo. Vediamo la sintesi. Ecco che inizia Procida San Pietro. Ancora Pianese per Napolitano. Napolitano serve Muro. Muro la lascia Cibelli che ce l'ha sul destro, può calciare Cibelli, calcia Cibelli, la palla viene deviata, Tiziano ci mette la mano. È una soluzione che il Procida cerca spesso, salta Russo, fa bene sponda per Cibelli che vuole girare, poi calcia Pianese, prende la traversa. Serve un Napolitano, può calciare Napolitano, lo fa Napolitano, la palla termina di poco fuori, non riesce però a tenerla, può ripartire ora il Procida con Pianese, Pianese calcia la palla. Va sopra la traversa di poco, che fischia ora. Si riparte dunque da suo secondo tempo. Pianese, ancora Pianese, può sfidare il difensore, casca in area di rigore ed è calcio di rigore per il Procida su un'ottima giocata di Raffaele Pianese. Va Pianese che batte Tiziano e fa 1-0 quando siamo al 55esimo, la sblocca il Procida e torna al gol Raffaele Pianese. Match davvero delicato. Ora Muro che può calciare col mancino, poi ancora Pianese e fa 2-0 e fa doppietta, tutto in 2 minuti, Raffaele Pianese. Cibelli un dribbling di troppo, perde il pallone, lo riconquista Mammalella che serve bene Cibelli, può attaccare ora il Procida con Cibelli che calcia, fa 3-0 e segna anche il solito Gio Cibelli. Condorio che anticipa bene, poi Mammalella, perde però la palla Mammalella, conclude attaccante del San Pietro con Galderisi 2 volte. San Martino che taglia dal lato opposto, ancora Muro, vediamo se calcia, lo fa Muro, para fortunato e l'arbitro dice che può finire così. 3 fischi, 3 punti, 3 gol per il Procida che vince 3-0 sul San Pietro. E nel dopo partita, Mister Iovine ha sottolineato la buona prestazione dei suoi giocatori. Sentiamo. Il nostro campo, come ben si sa, è stretto, un po' fuori misura, quindi venire in casa nostra e chiudersi è abbastanza facile. Molto spesso si affrontano certe partite pensando
a guardando la classifica, ma le partite non si vincono in questo modo. E c'è stato un primo tempo obiettivamente, insomma, in cui abbiamo preso un po' sotto campo, anche eppure se con qualche occasione. Sì, sì, anche se chiaramente anche lì con un po' di cattiveria si fa gol e poi la partita si riapre prima. Però poi alla fine non ricordo loro tiri nella porta, non ricordo parate del portiere e quindi anche se diciamo la vittoria è arrivata in una maniera diciamo che non volevamo, perché da subito volevamo invece che la partita venisse affrontata col piglio giusto, però dobbiamo sempre essere contenti e continuare a fare i complimenti a questi ragazzi, perché troppo spesso li mettiamo in crisi, troppo spesso sembrano quasi che siano dei brocchi, invece secondo me sono dei ragazzi veramente eccezionali da ogni punto di vista e lo stanno dimostrando nel corso di due annate intere. E questa sera il consueto appuntamento del lunedì con la diretta della trasmissione sportiva a bordo campo, il commento, trasmissione che si occuperà come sempre con immagini e commenti degli incontri che hanno visto impegnate le squadre isolane nel weekend. In studio l'allenatore del Barano Gianni Di Meglio, il calciatore dell'Ischia Luca Fondicelli, il giornalista Simone Vicidomini, il direttore Enrico Buono e Giuseppe Buono. Appuntamento quindi a tra poco, subito dopo questa edizione del nostro telegiornale. L'Ischia Judo ancora protagonista nelle competizioni federali nazionali. Ieri infatti si è disputata a Catania la Dynamic Cup Grand Prix Juniores, gara di altissimo livello nella quale è riuscita ad imporsi nella categoria Under 21 55 kg il giovanissimo atleta Rocco Terranova di 17 anni. Rocco, dopo quattro incontri tiratissimi, ha conquistato il bronzo salendo sul podio con gli atleti più forti della categoria in campo nazionale. Una rivista di bordo sugli aerei Lufthansa ed Air Dolomiti dedica un lungo articolo ai cetacei sull'isola di Ischia, che rappresenta una bella pubblicità per la nostra isola. Ne abbiamo parlato con Katia Massaro di Oceano Mare Delfis, che commenta l'articolo, ma si rammarica che notizie del genere non abbiano la giusta risonanza invece sul territorio. Sentiamo. Sull'in-flight Spazio Italia, distribuito sui voli della Lufthansa Air Dolomiti, è stato pubblicato un articolo che si intitola Nei mari di Ischia e parla dei capodogli. Ne parliamo con Katia Massaro, insomma, che commenta questa bella iniziativa. Abbiamo avuto a bordo un giornalista che ci ha fatto questo bel regalo su Spazio Italia, che è una rivista che viene messa dietro al sediolino di ogni posto dove a sedere, e quindi tutti lo possono vedere, possono leggerlo, e all'interno della rivista si parla della nostra associazione Oceano Mare Delfis, dei capodogli di Ischia, sia in italiano che in inglese, quindi ha fatto un articolo bellissimo. E niente, tutta pubblicità gratuita per l'isola, tanto nessuno poi ci dice grazie. Perché nessuno vi dice grazie? Ma perché non lo so, perché forse non ci prendono in considerazione, non sanno che noi ormai siamo diventati internazionali, noi lavoriamo con Australia, Nuova Zelanda, America, Svizzera, e quindi è una grande pubblicità per l'isola di Ischia, però cioè, non interessa a nessuno. Va bene così. C'è un settore, diciamo, di turismo che viene sull'isola attratto proprio dalla presenza di questi animali? Sì, certamente. Anche tante volte ci chiamano gli albergatori perché ci sono delle persone che vogliono venire a bordo, e quando c'è posto, perché normalmente noi prendiamo studenti dell'Istituto Tetis, del WWF, delle università, e quindi quando c'è qualche posto in più noi volentieri prendiamo questi ospiti degli alberghi. Siamo agli appuntamenti. Domani martedì l'Osservatorio Vesuviano ha organizzato una giornata a porte aperte rivolta alle scuole del territorio presso la propria sede di Napoli. In programma visite guidate nel centro di monitoraggio dell'istituto, mentre nella sala conferenze al piano terra ci saranno due seminari, uno sui vulcani napoletani ed un altro sui terremoti dell'Appennino centro-meridionale. Musica, colori e sapori dell'autunno è il titolo dell'evento di beneficenza che si terrà domani, martedì, a Casamicciola, a cura della catena alimentare Nunzia Mattera, con la collaborazione dell'AMCA ed il patrocinio del Comune. Da Piazza Marina a Corso Luigi Vanzi sarà allestito un percorso enogastronomico realizzato da 24 chef della Federazione Italiana Cuochi provenienti da diverse regioni d'Italia. Il costo del biglietto sarà devoluto interamente alla catena alimentare di Casamicciola e poi destinato alle famiglie in difficoltà dell'isola d'Ischia.
Ed ora, prima di chiudere, come sempre, uno sguardo al meteo. Vediamo che tempo farà sulla nostra regione. Al mattino, sulle coste, parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti. In montagna, bel tempo, con cieli quasi sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti. In montagna, bel tempo, con cieli quasi sereni. Bene, si chiude così questa edizione del nostro telegiornale. Vi lascio in compagnia di A Bordo Campo il commento e noi ci rivediamo come sempre all'edizione delle 14. Arrivederci.